Buongiorno Regione, buongiorno Friuli Venezia Giulia, martedì 12 aprile, come sempre in diretta, 7:29 minuti, mezz'ora assieme a noi, alle nostre notizie, ai protagonisti, agli ospiti in studio, allora e soprattutto alle notizie di servizio. Il tempo peggiorerà, lo vedremo tra poco, intanto andiamo a salutarvi con le immagini della nostra regione, la webcam oggi è su Cividale del Friuli. E vi anticipiamo gli argomenti di oggi, è la settimana della cultura. Parleremo di cultura ma soprattutto di archeologia, ne parleremo con il sovrintendente, il dottor Fozzati, ospite in studio con noi, e poi parleremo di energia pulita e di ambiente. In regione c'è un'unica azienda che produce pannelli fotovoltaici, li installa, siamo andati a trovarla, istruzioni per l'uso per chi volesse percorrere questa strada. Si diceva il tempo, subito allora, Osmerar, invito è aperto a tutti, si continua fino a domenica, musei gratis, siti archeologici, insomma occasioni davvero da non perdere. Allora, dopo aver ringraziato il sovrintendente per i beni archeologici e culturali, parliamo adesso di ambiente, di energia pulita, il dramma nucleare in Giappone riapre questo dibattito. Sull'energia pulita e senza rischi. Allora, parliamo adesso di fotovoltaico. In regione c'è un'unica azienda che produce e installa pannelli di qualità. Istruzioni per l'uso e vediamo di capirne qualcosa di più in questo servizio di Alessandra Parrini. Una casa di circa 150 metri quadrati e lei ha scelto di mettere i pannelli solari. Perché? Ce la vuole spiegare questa scelta? Perché prima di tutto per convenienza e soprattutto per l'energia pulita, come dicono che è vero. Lei quanto ha speso? Glielo possiamo chiedere per questo impianto? L'impianto? 12.250 euro mi sembra, una cosa del genere. Questi pannelli fotovoltaici li avete fatti voi in questa azienda della provincia di Udine che in 2 anni è cresciuta moltissimo, da 3 a 30 dipendenti e tantissime ordinazioni, soprattutto da parte di cittadini, da privati. Lei come se lo spiega questo fenomeno fotovoltaico? Questo di fatto è una cosa particolare, perché in Germania, dove lo stesso mercato esiste da più di 10 anni, gli investitori, anzi in questo caso i consumatori, è più corretto dire, comprano l'impianto fotovoltaico perché credono che sia giusto comprarlo. Da noi, questa è la tendenza che ho verificato io negli ultimi 2 o 3 anni, comprano perché è conveniente comprare l'impianto fotovoltaico, con rare eccezioni. In Friuli Venezia Giulia c'è un'unica azienda che produce i pannelli fotovoltaici e poi li installa e nella sede di Carpacco di Dignano, provincia di Udine, ci ha permesso di riprendere tutte le fasi della delicata lavorazione. Come mai si vedono soprattutto donne, perlomeno in questa zona della lavorazione di questi pannelli fotovoltaici? Penso per una questione che le donne sono un po' più precisine dei maschi, comunque anche i maschi se la cavano bene. Eccole qui le celle di silicio che l'azienda friulana acquista a Taiwan perché spiegano lì la tecnologia è più avanzata. Sottilissimi quadrati blu che grazie a un costoso macchinario che poche aziende possiedono vengono applicati su una lastra di vetro del peso di 22 kg. In ogni pannello fotovoltaico di 1,70 m per 1 m occorrono 60 celle di silicio e sono quelle che fanno la differenza di potenza. Alla fine del processo di cottura della plastica protettiva e dopo l'applicazione dei fili conduttori, l'efficienza massima, che qui a Carpacco di Dignano misurano in modo trasparente, può raggiungere al massimo 240 watt. Ecco allora un buon consiglio per chi decide di acquistare pannelli fotovoltaici in un mercato dove la concorrenza è altissima. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, le aziende che installano sono 1000. Prima di firmare il contratto, senza dare anticipi in contanti, chiedere la certificazione del prodotto per conoscere chi lo produce e con quali componenti. E poi sapere che esiste una potenza massima per ogni pannello. 7:52 minuti, allora...